ragazzi, qua è Bazzu che parla e oggi siamo qui in un nuovissimo video su Blonde TD Battle e con la videocamera che mi fa i colori strani. Aspettate, forse riesco a risistemare i colori. Niente ragazzi, credo che i colori li risistemerò in video editing, perché questa videocamera ha deciso di farmi la faccia blu. Forse ce la farò a sistemarla nel video editing. Quick play. Comunque andiamo avanti. Batto l'arena a sto punto. Ed è un bel po' che non ci gioco. Ci ho giocato per tanto tempo, tra virgolette. Anche senza fare video. Comunque facciamo questa qua del costo di 5 di quelle medagliette lì a partita, che intanto è pochissimo. E se la vinciamo ne vinciamo 10. Perché ne versiamo 5 noi, 5 il nostro avversario. Io sceglierei. Io ho vinto. Perfetto. Sei disconnesso. Io ho vinto 10 medaglie. No, proprio così, easy easy. Allora, quindi la prima l'abbiamo vinta. No, scherzo. Cominciamo con una bella scimmietta ninja. Anzi, due scimmiette ninja. Poi mettiamo subito anche qua lui è furbo, ci vuole subito far perdere mandando un botto di palloncini. Ma noi siamo più intelligenti e facciamo la tattica opposta, cioè ci strapotenziamo e poi spendiamo soldi in più. Però so già andare a dire. Cominciamo a spammare, 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 spammare. Noi continuiamo a spammare finché lui non morirà, oppure ci manderà dei palloncini super potenziati come quello che sta facendo ora per ucciderci. Potenziamo anche questa. Dobbiamo potenziarle tutte al massimo. Dai. Ah, è vero, se mi manda un palloncino di quelli mimetici sono fregato. Spero che non lo faccia, perché qua non sanno colpirli. Ah, ecco, ora è potenziata al massimo, al massimo che io posso in questo momento. Questo qua sta già perdendo proprio di suo. Ma per recargli ulteriormente danno, noi continuiamo a mandare i palloncini d'acciaio. Perfetto. Sembra che stiamo vincendo, almeno a mio parere stiamo più che vincendo. Dopo facciamo extra range e canta flag bomb. Tanto è un lanciamissili. Ho vinto. Perfetto. Non con i palloncini che ho inviato io, ma con quelli che ti ha inviato il computer. Facciamo gli sboroni. Una alla 20, dai. Noi vinciamo anche questa. Spero esca una mappa di quelle belle e non di quelle schifose. Non so come sia sta mappa. Però abbiamo, ci abbiamo il bonus. Proviamo, dai. In teoria c'erano personaggi migliori, tipo personaggi, oggetti, tipo quello che ti aspira e poi non ci fa. Quello lì è il perfetto, cioè non è che fa proprio, però è il perfetto. Dov'è che arrivano questi palloncini? Mettiamo. Devo sapere ancora, non so ancora cosa fa sta scena. Però la metti qua all'inizio. Con due tizi o con tre. Ah, li congela. Permanentemente. Aspettate ragazzi, perché io sto perdendo malamente, però a pensarci bene non è semplice questa ragazzi di partita.
Sembra molto più semplice, ma non lo è poi così tanto. Anche lui non mi sembra messo poi così bene, perché è complicata questa mappa. In teoria il cecchino colpisce da qualsiasi distanza. Full metal jacket. Vabbè. Sono tipo quelli che spaccano 45.000 palloncini, non pallini, palloncini. Sì, sta congelando tutto. Quelli lì militari, good night in vita. Non serve a niente. Sì, comunque abbiamo un botto di soldi, quindi io proporrei di piazzare un bel cannone qua, extra range, così ci arriva bene. Più ancora, vabbè, quello lì dopo è loccato, quindi non possiamo più. Bombe ancora più grandi. Oh oh, ci sta inviando palloncini, però sto qua. Questa storia non mi piace. Non è plagio questa storia. Lui se la cava, io no. Non sto capendo niente, ragazzi. Capisco che non sto prendendo danno, ma non sto neanche capendo qualcosa io. Capirà qualcosa, credo che sarà fatto danno. No, stranamente non ci ha fatto danno. Ok, non capisco niente. No, aspettate, forse sto cominciando a capire. Quelli che lui mi manda sotto qua sono i suoi. Quelli invece sopra qua sono quelli che invia direttamente già al computer. Quindi aggiungi un altro cannone qua. Ormai se mi uccide almeno facciamolo in grande stile, no? Sono già al round 10, non laggare per piacere, che qua potrebbe, un secondo potrebbe essere di vitale importanza per piazzare una scimmia. Lo so che in una frase normale potrebbe uno dice piazzare scimmie, ma come stai dicendo? Sì, dobbiamo fare squadre di palloncini con delle scimmie, dei cannoni e delle scimmie cecchine. Effettivamente, se ci pensate, a una persona normale potrebbe sembrare una grandissima cazzata. Però siccome io non è che lo sia così tanto per giocare a questo gioco, e qua sta laggando tutto, perché questo qua della connessione mi dice che sta bombe ancora più potenti, devo fare un lanciarazzi, questo qua deve diventare lanciarazzi. Se ne arrivo a 400, bravo, qua mi servono altre scimmie. Qua mi sta sfondando di mazzate. E questa è la vera storia. No, no, sto subendo un danno. No, ho perso. Ho perso. Non ho capito niente. Non ho capito niente, vi giuro, ragazzi. Tutto da un punto. Ho cominciato a farmi un danno, guardate il video. Di colpo ho cominciato a farmi. Sì, stiamo qua, guadagniamo di meno, però vinciamo sempre. Perché no? Aspettiamo che si carichi. Caricato. Manco cosa faccia, ecco. Questo qua lo preferisco già di più. L'aeroplanino che lo piazza. Perché? È un elicottero, non un aeroplanino. Non sono quelli di carta che lanci a scuola. E là, non mi ricordavo che stesse così tanto. Tac. Perfetto. 150. Mettiamo qua, che intanto lui colpisce da qualsiasi distanza. Il cecchino, in poche parole, funziona al contrario, non colpisce, entro questo raggio non colpisce, tutto fuori sì. Ancora più veloce.
c'è qua che spara tipo super fuoco. Poi mettiamo un elicottero puntato qua, uno, anzi due puntati lì e due puntati qui, che dopo è finito. Mettiamo un'altra scimmia ninja. Qua è l'ultima partita, ragazzi. Poi basta, per oggi abbiamo finito. Tre partite ad episodio, sono tante. Oh! La base, ma noi spostiamo qua. No, diciamo che non è così. Lock in a place e lo lockiamo lì. Sì, lock in a place, ma... lock in a place, lockiamo qua. Quattro dardi. Va bene. Abbiamo super cecchino qua, che tira ancora più veloce, poi facciamo Metal Jacket e poi Canta Fraud. Ah no, scusate, che fail che ho appena fatto. La Night Vision. Quello lì è una catapulta, ragazzi. Cos'è sta storia? È vero che io ho un elicottero, però lui ha una catapulta. Non ho soldi. Quant'è che costa quello di base? 25. Rischiare, eh? Mandiamo dentro un sacco di palloncini, talmente tanti, guardate che dovrebbe intasargli il... non dovrebbe riuscire a fare più niente, cioè ce la fa a distruggerli. È troppo forte. Se lancia tra un po', cos'è, lancia delle mazze da, cosa sono, quelle del medioevo. Mettiamo un altro aeroplano. Non capisco niente. Lock in a place. Bloccati qua. Mio fratello. Va bene. Qualcosa del genere. Perfetto, questo cosa serve? Non so cosa serva. Questo è il numero dei round. Qua per puntare. Non c'è la pausa. La pausa non esiste, ragazzi. Così, no, non esiste perché se non gioco in momento non esiste. Tra virgolette, online. Noi stiamo facendo in questo preciso istante, quindi è un gioco online. Però questa partita qua potrebbe durare veramente millenni. Alcune volte capita, ragazzi, mi è già capitato di fare partite che durano magari anche 5-6 minuti, anche se in questo momento stanno durando molto più di 5. No, sono 4 minuti, no? Pensavo molto di più, sinceramente. Abbiamo capito che è inutile mandargli i palloncini poco forti, perché questo qua con un colpo ce l'ha fuori tutto. Adesso ne ha messo pure una seconda catapulta, se la prossima volta metti i bombe nucleari. Mettiamo l'extra range, questo qua prima o poi ci tasserà anche per forza. No, non li vedono. No!
No! Soltanto i ninja cosi vedono i palloncini nemici. Quindi ho preso danno. Per niente! Io aspetto questo qua, ragazzi. Lo aspetto. Cioè, dovrei fare lo stesso. Aggiungiamo un ninja perché non ce la faccio. No, no, sto prendendo troppo danno. No, ragazzi, ci muoio qua. Se vado avanti così muoio. È meglio averne 50.000 ma forti che averne 2-3. Cioè 50.000 poco forti che averne 2-3 super forti, perché vi giuro non ero mai arrivato a dover mettere così tante cose. È incasinatissimo questa partita. Se adesso perso. Ma non si poteva giocare questo qua. Aveva catapulte che lanciavano scosse elettriche. Tra un po'. Per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima e ciao! Questa è la mia pagina di fine video. Se vuoi vedere il video precedente, clicca qua. Se vuoi vedere la playlist di questa serie, clicca qua. Se invece ti vuoi iscrivere, clicca sulla mia faccia. Se invece sei su smartphone, vai nei link in descrizione o chiudi il video, vai sulla mia pagina e clicca sul bottone iscriviti. Se vuoi seguirmi, ci sono anche tutti i link dei miei social network sempre in descrizione. Ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, mettete mi piace.